Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Allora, questo sarà un video svuota la spesa. Sono stata da Eurospin, appunto sono tornata poco fa. Mi tolgo questo cerchietto che non mi piace granché. Allora, ho fatto un pochetto di spesa. Innanzitutto vi faccio vedere la cosa che diciamo ha fatto alzare un po' il costo della spesa, ma ragazze è una... era una super offerta, non potevo farmela scappare, tra l'altro mi occorreva assolutamente. E parlo di questi gioiellini qui, sono delle padelle della Tognana e sono veramente molto molto spesse, non so se riuscite a percepire dalla fotocamera. Guardate, sono in pietra, sono fatte così, hanno un fondo bello bello spesso. Allora, ecco qui la descrizione, praticamente dice che sono padelle in alluminio forgiato ad alto spessore. Che c'è? C'è il movimento. Vi dicevo, allora sono da 24 e da 28 e dice che ha un rivestimento antiaderente a 4 strati rinforzato con minerali duri. Fondo ad alto spessore, antideformazione, adatto all'uso anche su piani a induzione. Vabbè, io ho un piano cottura classico ed ha anche il proteggi pentola al di sotto, guardate qui. E no ragazzi, sono super super contenta, ha un bel manico fatto molto molto bene e sono appunto della Tognana. Queste qui, il set da due padelle veniva 29,90 30 euro, diciamo è stato un regalo che mi ha voluto fare mio marito, perché in realtà me le volevo comprare io insomma con i miei soldi, ma lui mi ha detto no dai, te le regalo io. Poi abbiamo preso il latte, questo qui parzialmente scremato, che mi trovo benissimo. Questo però è per me e mio marito, per le bimbe prendo il latte invece. Per le bimbe, appunto, come vi dicevo, prendo il latte fresco intero. Per noi prendo invece questo parzialmente scremato, che mi trovo benissimo. Sono 6 confezioni e viene 3,99. Super prezzo. Poi ho acquistato una confezione di lattughino, questo qui era in offerta a 79 centesimi, noi lo direi in estate facciamo parecchio insalatone. Poi ho acquistato quest'uva rossa che adesso vado subito a lavarla, ne ho prese 2 confezioni, questa è da mezzo chilo, veniva solo 99 centesimi, eccola qua, ed è sicuramente molto dolce. Allora, eccoci qua, ho cambiato inquadratura perché stavate cadendo. Uno, vi dicevo appunto, 2 di queste uve e uva, appunto in offerta a 99 centesimi. Poi ho preso i fiocchi di latte della marca Land, questo qui, vengono se non erro 79 centesimi, sono da 200 grammi, molto buoni. Poi una confezione di cipollette, ragazze, che io le metto nelle insalatone, sono veramente molto molto buone. L'aceto, la glassa di cuore aceto balsamico di Modena IGP, questa anche la metto nelle insalate, ottima ragazze, ve la stra consiglio. Oggi ad esempio ho fatto un'insalatona buonissima, ho messo l'insalata mista, tonno, fagioli e cipolletta, buono buono, con appunto l'aceto, con la glassa. Poi per le bimbe da tenere insomma in casa come paninetti ho preso questi qui che sono gli sfilatini della marca Tremolini, sono veramente buonissimi e sono da 400 grammi, ne sono 2, 4, 6, ne sono 8 all'interno, 1,50 euro vengono. Aspetta, poi ho preso un po' di yogurtini, allora per me al caffè, per Beatrice alla stracciatella, mentre per Isabella lei si è scelta lo yogurt, questo qui bianco intero, ne ha preso appunto sempre 2. Poi il pane, queste qui sono le fette di segale croccanti, queste qui sono anche molto buone con ad esempio o il formaggio spalmabile o la ricotta con di sopra rucola e salmone, ottimo. E vi dicevo appunto queste buonissime con o la, appunto, la ricotta o il formaggio spalmabile con salmone e rucola, ragazze, buonissimo ed è comunque insomma un pane magro. Poi ho preso 2 confezioni, non so, eccola qua l'altra, di questo cioccolato fondente al 70% della Dolciando, ragazze, che è molto molto buono ed ha un prezzo piccolo perché viene, se non erro, 59 centesimi ed è buono anche perché ha appunto il 70% di cacao ed ha lo zucchero al secondo posto. Ve lo consiglio, molto buono. A me ragazze, devo dirvi la verità,
da forse un annetto, no, forse un po' meno, da 6-7 mesi a questa parte non ho più voglia di dolci, di veramente li mangio raramente, però il cioccolato fondente, ragazzi, non può mancare, perché ogni tanto un quadratino me lo mangio, se non tutte le sere, ma spesso. Poi è in super offerta il prosciutto cotto, questo qui, alta qualità, fresche feste. Questo, devo dire la verità, non è male da tenere appunto in casa per fare i panini, è molto buono, appunto, da 150 grammi, e viene in offerta 1,59 euro, se non erro. Poi c'è attualmente... Sì, prendi un po' di carta igienica, mamma. Poi, aspettate. Appunto, vi stavo dicendo, l'Eurospin ha messo la linea Il Braciere attualmente, eccola qua. E ho voluto prendere la scamorza, questa qui affumicata alla piastra, ed è molto molto buona, io l'avevo già acquistata, sono fatte così, sono buonissime, ragazze, perché appunto vengono così come in foto, buonissime, che appunto si va a sciogliere il formaggio. Scusate le interruzioni, ragazze, ma con le bimbe è così in casa. Va bene, dunque ho preso appunto questa scamorza affumicata, buonissima, ragazzi, sulla piastra, è una cena veloce, squisita. Poi questo gel mani detergente della Sanichina è ottimo, ragazze. Io solitamente prendo quello all'aloe, ma non c'era, ho preso questo qui, elimina odori, non so che... Ah, vabbè, buono, insomma, profumo di... Oddio, perché esce tutto così, ok? Al profumo di, insomma, di igienizzante, ne è uscito un po', vabbè, ne approfitto, mi lavo le mani. Poi ho preso questo insaporitore, appunto, come vi dicevo, c'era tutta questa linea Il Braciere, questo insaporitore in granuli per carne, buonissimo, io già ne ho a casa un altro pochetto, ed è molto molto buono, ad esempio, se volete fare la carne arrosto, fate macerare la carne, che sia il pollo, che siano le fettine, insomma, quel che sia, la bistecca, con olio e un po' di questo, ragazzi, senza sale. Ottimo, ottimo, ottimo. Ho preso, ecco qua, le vado a mettere subito al congelatore, sennò si scongela. Ho preso la vellutata di verdure, che in realtà non stiamo appunto in inverno per le vellutate, però sinceramente la trovo una valida alternativa per quando magari vado di fretta, appunto, che devo andare a lavorare. Secondo me è un'ottima soluzione per andare a fare un po' di verdure con del riso, ad esempio. Quindi ho preso questa qui, vellutata di verdure della Delizia del Sole. All'interno c'è acqua, ortaggi precotti come patate, carote, piselli, zucca, spinaci, sedano, cipolla rossa, pomodoro in pezzi, olio extravergine di oliva, porro, cipolla, aromi naturali, estratto di lievito, olio e sale, quindi insomma ottimo. Che c'è? Ho messo un attimino al congelatore. Poi ho preso i crackers, questi qui integrali della marca Cremolini, ragazzi, sono molto buoni. Il cioccolatino, ma te lo do la mamma, eccolo qua, della marca appunto Cremolini. Crackers integrale, che queste, devo dire la verità, ragazzi, le accompagno anche ai pasti, mi piace. Io devo dire la verità, non sono solita mangiare il pane, ma preferisco comunque usare dei diciamo dei sostitutivi appunto del pane, e i crackers integrali mi piacciono molto. Poi un po' di prosciutto crudo, ne ho prese diverse, ne ho prese tre, se non erro, questo qui, che devo dirvi la verità è molto buono. La bottega del gusto, eccolo qua, il prosciutto crudo, 100 grammi, questo, se non erro, viene 1,59 euro. Poi ho preso il cotto a dadini, questo da 2x100 grammi, da fare un po' di preparazioni, insomma, anche per le insalate di riso. Aspetta, Bea, fai finire a Isa. No, che ho fatto? Hai finito? Poi ho preso l'olio di semi di girasole, eccolo qua. Questo, insomma, lo tengo sempre per... se faccio qualche frittino. Poi ho preso la macedonia di verdure, mai comprata, ragazze, allora, della Delizia del Sole, quelle qua mi ispirava sinceramente, ed era anche in promo. All'interno ci sono carote, mais, fagiolini, piselli, fagioli verdi, nani, acqua e sale, mi ispirava e l'ho voluto provare, anche perché la confezione è piccolina, quindi ne proviamo e vediamo com'è. Poi mio marito si è preso la marmellata, insomma, della Porto Sol al 70% di frutta, eccola qua, che ci vuole fare appunto la colazione con le ricottine, poi vi faccio vedere. Poi ho preso il mio solito zucchero
questo qui di canna della Dolciando ed è buonissimo, ragazze, lo trovo molto bene. Poi come cosa, ecco qui altra cosa surgelata che vado a mettere a posto, sono le fave della Delizia del Sole, erano in promo ad 1,49 euro, siccome mio marito piacciono tantissimo gliele ho volute prendere. Aspettate che le metto al congelatore. Eccoci qua. Allora, le fave sono ottime sia come praticamente come contorno, ma anche da farle ad esempio con la pasta. Poi il succo acido, questo qui da 1,5 litri, che se non erro dovrebbe essere in offerta. Vediamo un attimino. Vediamo, vediamo. Allora, il succo acido dovrebbe essere in offerta. Vediamo, allora, ho preso poi anche le salviette struccanti. Allora, io in realtà mi strucco con l'acqua micellare e l'altro giorno ho preso il latte detergente che devo dire mi sto trovando benissimo, strucca molto bene. Invece devo dirvi la verità, con l'acqua micellare della Nivea non è che mi sono trovata benissimo. Infatti adesso sto utilizzando un'altra metodologia di struccaggio che poi magari ve la faccio vedere, che devo dire è molto efficace ed è veloce. E ho voluto prendere anche le salviettine struccanti, queste qui della Fior di Magnolia, perché sinceramente volevo provare, vorrei avere in casa anche un qualcosa di veloce, se quando magari vado a lavorare di sera e non ho tutta questa voglia di starmi a struccare tanto tempo, per la sera si passa la salvietta e via. Quindi per le emergenze l'ho voluta prendere. Queste sono per pelli sensibili con olio di mandorle dolci, aloe vera e bisabolo. Sono 25 salviette, 99 centesimi, devo dire ottimo prezzo. Poi Fior di Magnolia, ho già provato diverse cose ed è buona. Poi ho preso le olive nere di Spagna, queste qui denocciolate, molto buone anche queste per fare appunto i condimenti. Il mio solito riso basmati della Delizia del Sole, questo 1 chilo ed ha un prezzo imbattibile, migliore anche di MD, questo viene 1,79 euro. Poi ho preso le lenticchie, queste qui cotte al vapore della Delizia del Sole, che mia mamma mi ha consigliato di fare un'insalatina con le lenticchie e l'ho voluta appunto prendere per provarla. Altra cosa del congelatore che vado subito a mettere, erano in sconto i filetti di tonno a pinne gialle. Eccoli qua, questi erano in offerta a 2,99, sono da 250 grammi e questi li andiamo a mangiare io e le bimbe perché a mio marito non piace. Solitamente io lo vado a fare panato, quindi so uovo e pan grattato, alle bimbe glielo faccio appunto insomma in padella con un po' di olio e io solitamente invece me lo faccio al forno. Poi, allora, ho preso i wurzel, questi da tenerli in frigorifero, questi sono misti di pollo suino e tacchino della Tobias, senza glutine, latte e derivati, glutammato, eccoli qua, questi sono euro 59 centesimi. Poi, altra busta, questa è per lo più di verdura, ah, eccole qua le ricottine che si è preso mio marito appunto per farci delle colazioni, eccole qua, la ricottina con della marmellata, eccola qua appunto della Lento, sono due ricottine da 100 grammi cada una. Poi ho preso, ragazze, siccome li ho provati e mi sono piaciuti tantissimo, mi è rimasto un solo pacchettino, ho voluto ricomprare questi petit che sono integrali dai 5 cereali con all'interno frumento, orzo, riso, segale e avena con farina di frumento 100% integrale, ricco di fibre. Sono 6 confezioni salva freschezza, quindi sono le piccoline della Dolciando. Domani lo faccio con le ventinatore. Brava. E questi vengono solamente a 1,09 euro, ragazze, sono ottime. Io non tutte le mattine, ma diciamo alterno, quindi a volte mangio i biscottini, a volte mi mangio la frutta, non manca mai, quindi mangio o frutta, poi biscotti, o mangio la frutta ad esempio con i cereali. Poi ho preso un casco di banane. Poi i finocchi, due finocchi che piacciono tantissimo alle bimbe. Ah, poi ho preso anche questo piadoncino che hanno già addentato. Questo qui, diciamo, un piadoncino, diciamo, di pizza. E amore, mamma, poi per Isabella ho preso questi salamini. Mamma, l'ho fatto il lucino per questa sera, poi la mattina e lo so io farò andare a scuola di sera. Sì, a farmi il bagnetto, poi cosa faccio con lo mazzo? Dopo e vi dicevo, ho preso poi anche i salamini, questi qui per Isabella, questi qui che piacciono molto a lei, sono snack alla tironese saporiti del Giro d'Italia. Poi mi sono scelti come biscotto questi qui, i frollini con cacao e panna.
per le bimbe appunto della Dolciando. Questo è un pacco da 700 grammi. Poi ecco qui l'altro prosciutto, le altre due confezioni di prosciutto crudo, e questo piace tantissimo anche a Isabella, cioè a Beatrice. Un meloncino giallo che rimetto qua. Poi mio marito si è preso per lui il dolcificante con derivati della stevia, zero calorie, 40 bustine. Eccole qua, dice ideale per bevande calde e fredde, yogurt e macedonia di frutta. Questo non so sinceramente quanto è costato. Poi erano super scontati i muesli, questi qui dei tre mulini, li ho presi al cioccolato fondente e nocciole. Eccoli qui, questi ogni tanto li vado a mettere nello yogurt o anche nel latte la mattina per colazione, molto molto buoni. Diciamo che ragazzi, se non si esagera va bene anche per una colazione sana, se vanno messi 2-3 cucchiai va benissimo. Certo che se ti mangi tutto il pacco, insomma, chiaro che non va bene. Poi Isabella ha voluto la panna spray, eccola qui che la vado a mettere subito al frigo. Panna spray. Poi ho preso un formaggio latticino fresco spalmabile della Land. Questo qui è light, da, insomma, da tenere magari per i panini, per i panettini. E poi ho preso un po' di mele della Pinova, della Pinova Valvenosta. Questo è qui IGP, col bollino. Eccole qua, e ne ho prese insomma un pochetto perché ci fa la colazione mio marito. E poi ho preso, ragazze, un'anguria super super gigante. Eccola qua, messa qui, questa fa più di 10 kg. Appunto lì c'è l'anguria presa che fa più di 10 kg. E allora questa era tutta la mia spesetta fatta da Eurospin. Poi vediamo un attimino, conto poi di andare anche alla, insomma, alla CRAI dove lavoro e faccio un pochetto di spesa invece di carne e di pesce. E allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Sono appunto appena rientrata, adesso vado a mettere tutto al loro posto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao! Allora ragazzi, rieccomi rientrata. Vi volevo accodare appunto la spesa di Eurospin, anche la spesa che ho fatto alla CRAI. Come sapete io diciamo divido la spesa. Prima facevo discount e Conad, invece adesso appunto lavorando alla CRAI faccio spesa lì, finisco di lavorare, mi è più comodo, e poi devo dire che hanno sempre delle ottime offerte. Vi volevo mostrare un po' la spesetta che ho preso. Allora, ho preso questi pancake che erano scontati perché hanno scadenza breve, infatti oggi li faremo sicuramente per merenda. Sono i pancakes della marca Jekyll American Breakfast, eccoli qua. Ne sono appunto parecchi all'interno, ce ne sono, sono 6 multipack, quindi sono 6 pacchettini da 2, eccoli qua. Poi ho preso il fior di latte, questo è buonissimo, buoni sapori fior di latte, sono 3 per 100 grammi, veniva solo 1,99, già che appunto dobbiamo andare al mare sabato, farò un po' di mozzarella, credo con pomodoro. Poi ho preso una insalata di questa qui della Bontà Verde, questa veniva solo 79 centesimi, questa qui mista, e sono 250 grammi, che in estate, ma noi anche in inverno mangiamo molto le insalate. Poi questo è il volantino, vabbè, poi me lo vedo con calma. Poi ho preso per le bimbe queste merende, erano in promozione, se non erano 1,49 euro, Nesquik, sono della Nesquik, eccole qua, e ne sono 5. C'era anche con il cioccolato anziché con il latte, ma ho preferito al latte. Poi ho preso le uova, queste qui le naturelle, erano in sconto ad 1,29 euro, infatti ne ho preso due confezioni, eccolo qua, queste qui extra fresche. Poi ho preso per mio marito le cipolle, queste qui borettane all'aceto balsamico di Modena IGP della linea Piaceri, che questa è una linea sarda appunto, ed è molto molto buono. 1,69 euro se non erro. Poi ho preso una confezione di lattighino che mi piace tantissimo, eccolo qua il lattighino. Poi vabbè, questi sono buste. Poi ho preso un po' di panini, questi per le bimbe, sono panini e lievito madre, 1,16 euro, eccolo qui in gastronomia. Poi sempre in gastronomia ho preso un po' di prosciutto cotto parma cotto, ne ho presi, mi ha fatto 164 grammi, 1,95 euro, era in sconto il parmacotto.
poi ho preso il pane, questo qui integrale della Crai, questo qui, pan bauletto integrale, che io questo glielo faccio a mio marito la mattina tostato. Eccolo, pan bauletto. Poi ho preso la carne. Allora, ho preso delle fettine di tacchino, ragazzi, che sono, non sono delle fettine, sono proprio delle bistecchine di tacchino ottime, ottime, ottime. E poi ho preso delle bistecche di Ferragosta. Uno è venuto 8,55 euro, l'altro 4,14 euro. Poi, sempre reparto gastronomia, ho preso 1,42 euro la mortadella, che era scontata. Comunque per la spesa ho speso in totale 58 euro. Ah, poi ho preso questo, ragazzo, che mi mancava a casa. Questo serve sempre, se strutture, lavandino, qualsiasi cosa serve. Poi ho preso alle vigne questi biscottini, speriamo che sono contente. Sono biscottini al cacao della Minions con 6 vitamine, ferro e calcio della Montebovi. Eccole qua, tra l'altro in questa confezione molto carina, vedete? Simil busta di latte. Queste venivano 1,79 euro. Ecco le altre uova. Poi ho preso un po' di pomodori. Eccoli qua, questi sono pomodori grappolo. Ne ho presi 1,180 kg, 1,53 euro. Questi sono molto buoni, ragazzi, i pomodori a grappolo. Poi ho preso due di quest'olio, uno sta in borsa. Erano super scontato, della Costa d'Oro, olio extravergine di oliva, miscela di oli per i tuoi piatti classici. Non è il 750 ml, però, ragazzi, viene solo 2,49 euro. Ottimo prezzo, ne ho presi due e la settimana prossima sicuro ne prendo altri due, così me li tengo di scorta. Poi ho preso il tonno all'olio d'oliva, questo qui della Rio Mare, era scontato questo, se non erro 3,50 euro, e sono 4 confezioni. E poi di pesce ho preso i calamari, sì, ne ho preso un chilo e 100, e poi anche un po' di un filetto di salmone. Poi eccola qui, la costa, un altro olio. E poi ho preso due olive, che in realtà volevo prendere le olive alle bimbe, ma non ho trovato quelle dei nocciolati, quindi a loro ho preso le Saclà, queste qui dei nocciolati. Devo andare poi da MD perché lì ce l'ha buonissime ed a buon prezzo. E queste invece per cucinare, le ho prese insomma per l'insalatone, per cucinare. E allora, ragazzi, questa era tutta la spesetta che ho preso. Considerate che ho preso, appunto, ho speso 58 euro. E nulla, questa era tutta la spesa che ho fatto alla Crai, che ve l'aggiungo da Eurospin. Nulla, io spero appunto che questi video spesa vi facciano piacere. Io sono appena rientrata da casa, sono le 4, infatti adesso do una sistematina veloce e poi mi metto 10 minuti sul divano a riposare. E nulla, spero che vi abbia fatto piacere questo video spesa. Alla prossima, ciao!